La bandiera battente della nave fa riferimento allo stato d'accoglienza, a noi va bene nei confronti di tutte le ONG che battono bandiera tedesca e dicono che devono essere portate in Italia. Se il problema è che li raccoglie una nave italiana e quindi devono venire in Italia, allora vale il principio che se le raccoglie una ONG tedesca vanno in Germania, se le raccoglie una ONG austriaca vanno in Austria, una ONG francese vanno in Francia, perché non è che può essere che se le raccoglie una ONG straniera vengono in Italia, raccoglie una nave italiana devono venire comunque per forza in Italia. Non può funzionare così. Un paese extra UE, l'Albania non è nell'Unione Europea, quindi... Abbiamo avuto anche navi di ONG extra UE e poi sempre in Italia sono venute, quindi il problema non si può. La sinistra vuole che tutti gli immigrati vengano in Italia. Noi stiamo cercando finalmente di accogliere gli immigrati che possiamo sostenere e portare nella regolarità il tema di gestire e di portare nella regolarità l'accoglienza. Sono opinioni diverse, loro vogliono tutti gli africani in Italia, noi diciamo che non possono venire tutti e non vogliamo che siano i trafficanti di morte, gli scafisti a scegliere chi può venire in Italia, ma ci sia delle regole a rispettare tramite le ambasciate. Le posso anche chiedere, ma è stata una decisione molto voluta dalla Meloni, la Meloni non l'ha neanche condivisa forse col ministro degli esteri, cioè l'impressione è che è stata proprio un'iniziativa della Meloni, come un po' le critiche sono di una donna sola al comando forse. Non ho ricevuto notizia di critiche da parte di alleati o di ministri che sono lamentati non essere coinvolti, quindi se voi sapete che non ha parlato con Tajani è una notizia che sapete voi, a me non risulta che ci siano problemi di nessun genere nella maggioranza o qualcuno che sia contrario a questo o che non si lamenti di non essere stato informato, probabilmente non l'ha concordato col PD. Vabbè, è comprensibile. C'è stato un dialogo all'interno delle forze della maggioranza oppure no? È questa la domanda. Fate dalle altre forze della maggioranza, ma io vedo che c'è molta compattezza, serenità e soddisfazione da parte di tutti su questo. È un risultato importante. Qualcuno è dispiaciuto che si portino risultati importanti, come sempre si fanno contro l'Italia. Invece io sono contento che arrivi un risultato importante per la nostra nazione. Il primo ministro ad esserci rimpatri, l'Italia si deve riprendere. No, questo fa parte degli accordi, è normale che non è che diventano cittadini albanesi, ci sono delle regole internazionali che devono essere gestite, ovviamente se poi dopo nella fase di verifica del loro diritto d'asilo ovviamente sono accolti in Albania, poi se devono essere espulsi dovranno essere espulsi sia che siano in Albania sia che siano in Italia, cioè uno che deve essere espulso, punto e basta, uno che ha diritto d'asilo, poi ovviamente il diritto d'asilo viene accolto regolarmente in Italia. Grazie.